centro, stare fermo e dura. Legati alla sedia. Dai, in qualche modo. Ben ritrovati nello studio di Obiettivo News. Siamo in collegamento con Roberto Bonome, consigliere di opposizione del comune di Rivarolo Canavese e cittadino di Rivarolo. Benvenuto Roberto. Ciao Magda, grazie, buongiorno a te, buongiorno a tutti coloro che hanno piacere di ascoltarci e ci stanno seguendo. Grazie. Innanzitutto, come cittadino, come stai vivendo, e come persona, come stai vivendo questa situazione pandemica? Ma guarda Magda, io personalmente la sto vivendo da segregato in casa, ma voglio dire, è giusto che sia così perché queste misure di contenimento sono quelle che comunque al momento ci permettono di vedere un po', come si dice, di luce in fondo al tunnel, sono quelle che stanno consentendo alla situazione di migliorare. Io personalmente non vivo in frazione, non vivo neanche in centro a Rivarolo, in centro puro, vivo in una posizione, diciamo così, periferica rispetto al centro. Ho un pezzo di giardino, diciamo così, nell'area di casa mia, che mi permette di uscire, di prendere una boccata d'aria con la scusa di farmi qualche lavoro all'esterno, pur rimanendo all'interno del perimetro di casa mia, ovviamente. E questo mi permette di soffrire un po' meno questa forma di limitazione, fondamentalmente, della libertà personale, perché poi di questo si tratta. Magari c'è chi non ha l'opportunità di avere uno sfogo verso l'esterno, penso magari a chi abita verso il centro, che statisticamente si sa che andando verso il centro gli spazi all'aperto diminuiscono, andando verso le stazioni ci si può trovare addirittura ad avere appezzamenti di terra e non solo dei giardinetti, ecco. Però fondamentalmente la vivo in questo modo. Io in questo periodo, consentimi di dirlo, in particolar modo penso a tutte quelle persone che soffrono di una disabilità fisica, che hanno bisogno quindi di uscire, che per loro uscire, muoversi e non rimanere bloccati in casa, peggio se poi non hanno uno sfogo loro privato all'esterno, per loro questa possibilità è importante, è fondamentale, è vitale. E poi ci sono anche le persone con una disabilità, ahimè, diversa da quella fisica. Ecco, dire a queste persone qua l'altro, perché poi diciamocela tutta, le misure di contenimento sono capitate tra capo e collo da un giorno all'altro, dire a tutte queste persone da un giorno all'altro da domani non esci più, ecco, non è proprio così facile. Queste persone hanno una loro quotidianità, ecco, diciamo così, un loro ritmo quotidiano, e sradicarle da queste loro abitudini sicuramente non è facile, né per le persone stesse che soffrono di questa disabilità, né certamente per i familiari che sono con loro, ecco. Sì, sicuramente non sono situazioni facili e non è una situazione facile per loro da vivere. No, invece, assolutamente, posso quindi dire di ritenermi fortunato, ecco. Sì, sicuramente. E invece, come consigliere comunale, le tue impressioni su come si sta gestendo la situazione coronavirus in città e su com'è la situazione, le tue percezioni? Ma allora, parlando di Rivarolo, la situazione, c'è stato un momento dove, lo sappiamo tutti, è alla cronaca, è scritto su tutti i giornali, c'è stato un momento dove la situazione su Rivarolo è stata preoccupante. Cerco di fare memoria delle date, mi pare che verso i primi di aprile su Rivarolo ci siano stati 4 decessi, si è toccato il numero di 4 decessi, ecco. Io voglio anche cogliere l'occasione, se posso, un attimo, per rivolgere un pensiero ai familiari di queste persone che sono mancate, che oltre il dolore del lutto
hanno dovuto sopportare anche il dolore della modalità del lutto e del saluto del proprio caro, che purtroppo non è potuta avvenire a causa di queste misure restrittive. Voglio dire, già è doloroso fare l'ultimo saluto, figuriamoci non poterlo per nulla fare, ecco, quindi dolore aggiunto al dolore. Tornando un po' sui numeri di Rivarolo, a Rivarolo abbiamo avuto verso il 9 di aprile, mi pare di ricordare, cerco di andare più o meno a memoria, dico il 9 di aprile perché adesso è già qualche giorno che non ci sono più, per fortuna, contagiati, persone positive in Rivarolo. Quindi verso il 9 di aprile si era toccato il numero di 67 all'incirca, una settantina di contagiati. È vero che bisognerebbe differenziare tra allora, i residenti domiciliati in Rivarolo sono conteggiati in Rivarolo per forza di cose. Poi bisognerebbe differenziare tra residenti domiciliati e domiciliati non residenti. Ecco, tolto questa differenziazione, abbiamo toccato appunto il numero di una settantina di contagiati. Però il numero è da vedere da un punto di vista percentuale, perché dire il numero assoluto vuol dire niente. Dire 70 su Rivarolo non pesa come dire 70 su Torino, ovviamente. Quello che importa è il numero percentuale, che è quello che ci permette di fare un paragone con altre situazioni, con altre città, è il numero che può essere utilizzato per un paragone. Considerando gli abitanti di Rivarolo, voglio dire, banalmente, 70 contagiati sugli abitanti di Rivarolo, stiamo parlando numericamente, in modo percentuale, dello 0,5%, Magda. Stiamo parlando del 5 per 1000, quindi, e non è una cosa da poco, perché 5 per 1000 vuol dire che ogni 1000 persone in Rivarolo 5 sono risultate positive. Il numero non è per niente basso, motivo per cui, come tutti ben sappiamo, per un attimo siamo stati all'attenzione dell'ASL, perché si pensava che in un'area iscritta, diciamo, dalla triangolazione con Rivarolo e altri due paesi limitrofi, ci fosse un focolaio. Tornando ad oggi, per fortuna non ci sono nuovi contagiati, non ci sono soprattutto, per fortuna, nuovi decessi, e la situazione, diciamo, che sta fondamentalmente plafonando, quindi la curva dei contagi si sta appiattendo, non sta andando in impennata. Oltretutto, ho saputo che proprio ieri, l'altro giorno, a dire la verità, chiedo scusa, due persone della residenza ANFAS, della comunità La Torre, che erano ricoverate a Cornier, sono rientrate in struttura. E questa è una cosa anche estremamente, estremamente importante, perché lo sappiamo benissimo che da nord a sud, all'interno dell'RSA, delle strutture socio-assistenziali, è stata una mattanza incredibile. E quindi sono i dati stessi che parlano, non solo su Rivarolo, ma in generale, di una situazione che sta rallentando in generale. E questo è un bene, perché comunque sta diminuendo la pressione sulle terapie intensive, ed è sicuramente un dato confortante. Devo dire che, ahimè, la situazione per un attimo ha rischiato di andare fuori controllo, e questo perché, lo devo fare fondamentalmente una critica, permettimela, al governo centrale, che ha tardato, ahimè, ad applicare le misure di contenimento. Sono state tardate le misure di contenimento ad arrivare, e diciamo che gli enti, quali le regioni, i comuni, da soli non sapevano quali provvedimenti prendere. Questa inerzia, questa latenza del governo centrale ha fatto sì che la situazione rischiasse di andare fuori controllo. Tornando su Rivarolo,
Scusate, tornando su Vivarolo, l'altro giorno abbiamo fatto, ci tengo a dirlo, abbiamo fatto la seconda martedì, quindi la seconda riunione dei capigruppo. La prima l'abbiamo fatta una settimana esatta precedente. È stata una riunione questa volta dei capigruppo allargata a tutti i consiglieri. Questa è stata una cosa che ho apprezzato, che mi ha fatto piacere, anche perché, soprattutto ritengo dovuta, anche perché è importante informare tutti i consiglieri del Comune di Livarolo sulla situazione. Tante perché, purtroppo, ahimè, era dagli ultimi di dicembre, capisco che poi sia intervenuta la situazione sanitaria, il problema sanitario, però era dagli ultimi di dicembre che a Livarolo non si faceva o una capigruppo, o un consiglio comunale, o una riunione di commissione. Quindi adesso abbiamo come obiettivo riunirci in videoconferenza, perché poi questo si può fare in questo periodo. L'obiettivo è quello, dicevo, di fare ogni martedì una riunione per tenere informati tutti i consiglieri. È anche una forma di confronto, la riunione di capogruppo. È assolutamente una forma di confronto importantissima e poi, voglio dire, la riunione dei consiglieri comunali è l'espressione della democrazia. Fare una riunione dei capigruppo dà senso di vigorosità, ecco, di attività, di vitalità del consiglio comunale, dell'attività comunale. Questa è una cosa importantissima. Era Certo. assolutamente da fare. Comprendo la difficoltà di fare un consiglio comunale, però almeno una riunione dei capigruppo settimanalmente per aggiornarci è fondamentale. Certo. Adesso si è parlato di attendere un attimino e vedere se l'emergenza continua, ma si pensa e si spera di no. Faremo prima o poi un consiglio comunale in videoconferenza e questo è dovuto, non si può non fare il consiglio comunale per 10 mesi solo perché c'è un'emergenza. Altrimenti attendiamo l'allentamento delle maglie delle misure di restrizione e faremo un consiglio comunale poi convocato regolarmente in sala consiliare. E se posso, Magda, ancora due cose, ci tengo a dirle su Rivarolo. L'altro giorno, appunto, nella capigruppo, scusami. Io personalmente ho sottolineato l'importanza, sia chiaro, compatibilmente con la possibilità di farlo, compatibilmente con le misure di sicurezza. Sicurezza per chi deve prendere la decisione di farlo e sicurezza sanitaria per gli utenti. Però io ho sottolineato l'importanza di dire peccato, anche fosse solo, anzi, inizialmente solo la parte alimentare. Però è fondamentale aprire il mercato e non è ripeto, in sicurezza, non fare tanto per fare, in sicurezza, questo è fondamentale, l'apertura del mercato non deve peggiorare la situazione. Questo è fondamentale, non è una questione di discriminazione di una categoria merceologica rispetto a un'altra o di un commerciante rispetto a un altro, e che a mio avviso l'economia va fatta ripartire e bisogna cercare di fare qualsiasi cosa pur di farla ripartire. È brutto a dirsi, però l'economia ci va un attimo a girare la chiave, a spegnerla e a metterla in stand-by, a fermarla. Ma non è che poi l'economia riparte quando giri l'altra chiave nel momento in cui vuoi tu. Se aspetti un po', la batteria per far ripartire l'economia, Magda, è scarica. L'economia ha dei suoi cicli vitali, dei suoi cicli fisiologici, scusami, tali per cui non si può far ripartire quando si vuole. Bisogna farla prima possibile perché non muoia del tutto, altrimenti, come si dice, e lo si sente dire dappertutto, il problema qua da sanitario rischia di diventare sociale. Mi permetto, se posso davvero, di aggiungere ancora una cosa, sempre in merito al discorso. Sempre in merito al discorso non del mercato, ma del commercio in generale, vorrei fare una riflessione, anzi, più che una riflessione, una considerazione un po' secca in merito a una cosa che ho sentito e che ho avuto modo anche di leggere.
sindaco di Rivara, ahimè, l'altro giorno in un comunicato ha detto una cosa bruttissima, che soprattutto il comunicato ha preso un connotato di ufficialità, perché non l'ha detto per scherzo al bar, e anche fosse non sarebbe da dire, ma l'ha messo nero su bianco con tanto di stemma comunale, con tanto di timbro comunale. Ha detto fondamentalmente, lo traduco semplicemente, non andate a fare la spesa a Rivarolo. Ecco, la sostanza, detta con parole più eleganti, era questa. Come se fossimo tutti degli appestati, ecco. Questa cosa che ha detto è veramente, veramente fuori luogo. Io mi sento quotidianamente con il mio partito, col mio segretario Paolo Fria, col consigliere regionale Claudio Leone di Rivarolo, che tutti conoscete, e quando abbiamo parlato di questa cosa qua, voglio dire, hanno sgranato gli occhi non poco, a loro non è piaciuta, ma perché, lasciamelo dire, la Lega notoriamente è sempre stata vicino al territorio, vicino alle attività commerciali, quindi sentir dire in questo momento da un sindaco una frase del genere non è bella per me, non è bella per i cittadini di Rivarolo. Io penso e spero veramente che il sindaco di Rivara abbia la premura di fare un comunicato dove rivolge delle scuse a Rivarolo e ai cittadini di Rivarolo, e di farlo formalmente, non solo con due parole, ma formalmente, nello stesso modo come formalmente ha fatto quel comunicato consigliando ai rivaresi di non venire a Rivarolo. Probabilmente dato di Rivara poco gli interesserà che all'interno del nostro partito questo suo comunicato abbia fatto storgere il naso a qualcuno, qui che si sbaglia. In realtà gli deve interessare, perché proprio in questo momento dove si parla tanto di solidarietà tra comuni limitrofi, bisogna veramente, veramente cercare di darsi una mano e di essere solidali, e non di alzare delle barricate, dei muri, e di dire di lì andate, di là no, perché solo tutti insieme riusciamo ad aiutarci, solo volendoci bene possiamo venirne fuori al meglio da questa situazione. Mi aspetto veramente delle scuse, perché questa cosa ha toccato comunque Rivarolo e ha offeso comunque molte persone, ecco. Grazie mille Roberto per essere stato in collegamento con noi, e grazie per il tuo messaggio di solidarietà ai cittadini varolesi. E a presto. Grazie a voi, Magda. Grazie. Continuate a seguire Obiettivo News per rimanere informati. Buon proseguimento di serata.